tutti e benvenuti. È la prima volta che vedo questa folla pazzesca in libreria, è bellissimo, sono molto molto contenta. Sono molto contenta che una cosa iniziata come un gioco tra amici, ma dai, facciamo una cosa così per le vacanze di Natale, sia risultata una magnifica e bellissima iniziativa a cui tanti avete partecipato con grande calore. Io vi ho amato tutti perché siete stati bellissimi, bravissimi, era stupendo leggervi. E come diceva Paola, quella mattina quando ne abbiamo parlato io ho pensato, dai, facciamo questa cosa della poesia dorsale del gruppo, animiamo il gruppo, lo rendiamo un po' interattivo. Nessuno di noi immaginava che sarebbe stata una cosa così bella, così partecipata. Abbiamo attraversato in orizzontale e in verticale tutta la penisola. Bologna, Pescara, Milano, Roma, Trieste, Ferrara, Napoli, Torino, Forlì, Rimini e Mantova. Quindi questo mi sembra già un risultato eccezionale. Quasi 200 poesie giunte da tutta Italia nel giro di una settimana, poco più. E tutte le poesie che premieremo questa sera le pubblicheremo in una pubblicazione che per evidenti ragioni non sarà particolarmente patinata, ma lo faremo e lo e li venderemo e il ricavato verrà devoluto a un'associazione di volontariato. Ci sono poesie fatte con i dorsi dei libri che sembrano veramente scritte con i versi, non con dei titoli dei libri a caso. Anime d'acqua, amore e libertà, le scelte che non hai fatto. La prossima volta io dormo da sola, cambio vita. Matilde, ascolta il mio cuore, l'ABC delle mie emozioni, profumo di cioccolato. In giro per il mondo a perdifiato, ingegneri, maratoneti, liberi di sognare, l'abbraccio, dolci parole, il giorno in più. L'amore è una cosa meravigliosa, un ponte sull'eternità. Una battuta, una parola per Bipodo. Una meraviglia poetica. Un'idea meravigliosa da ripetere per definizione, anche complicando la vita agli altri, perché no? Divertimento e creatività. Primo classificato. Bello questo. Per la composizione emozionante nella poetica e nello stile e per aver ottenuto sempre il massimo dei voti all'unanimità in tutti i gradi delle votazioni. Lisa Di Battista. Azzurro elementare sembra sia la pioggia nei boschi eterni. Un luogo incerto. Molto dopo mezzanotte. Staccando l'ombra da terra, urlo quel che resta del giorno. Caino, guardami, sono nuda. E la prima di Lisa dice: Teresa Battista, stanca di guerra, insegnaci la quiete. Fai bei sogni fra le lenzuola. Domani, nella battaglia, pensa a me. Lisa Di Battista, vincitrice del primo concorso di poesia dorsale Biblion. Una parola, una battuta per Bipodo. È stato un concorso veramente fantastico, questa non è una battuta, è una cosa lunga, ci ho partecipato assolutamente per caso perché ero buona sotto Natale e non me lo sarei aspettato davvero, grazie. Una battuta per Bipodo. È stata la cosa più divertente che ho fatto il giorno della Befana. Ha un'esperienza meravigliosa, un bellissimo gioco, intelligente. Bellissimo.